vogliamo dare questo messaggio di speranza, di ricostruzione, perché in genere si parla solo delle cattive notizie. Invece noi vogliamo dare che anche proprio per questo discorso di paesi terremotati, vogliamo dare che si può incominciare a ricostruire, e anche associazioni come la nostra, piccole associazioni, riescono a fare delle grandi cose. Perché quando si fa vedere che le cose si fanno, la gente è generosa. Io posso dire che in un mese Rock No War, tra donazioni di materiali e il primo pool di industriali che ha deciso di sostenerci, abbiamo raccolto più di 1 milione di euro, e quindi questa per noi è una cosa molto molto grande. Mancano ancora altri 400-500 mila euro, e quindi è qui che facciamo un appello che se qualcuno ci sostiene ancora, noi riusciamo a dare dei tempi certi e riusciamo a partire e andare. Noi partiremo ugualmente. Sì, e al più presto possibile. Ahimè, anch'io faccio parte di questa terra, ma anche per fortuna. La fortuna è quella di sapere di vivere in mezzo della gente che ha un grande orgoglio, è volenterosa e si è già rimboccata le maniche dal primo minuto per ricostruire. Però dico ahimè, perché abbiamo questo orgoglio sempre di dire ce la facciamo da soli, che invece è ora di cominciare a dire che non ce la facciamo da soli, e abbiamo bisogno di tutta l'Italia e di tutta l'Europa. Colpisce di questa gara di solidarietà è la concretezza, nel senso che singoli cittadini, associazioni, imprese, tanti consigli regionali che abbiamo coinvolto per la costruzione di questa scuola per l'infanzia qui a Medolla, insomma, oggi comincia una ricostruzione concreta, che è quella di pietre non che cadono ma che vengono appoggiate per dar vita ad uno spazio per i ragazzi. Sappiamo che tornare alla normalità vuole dire che la scuola è finita, piena di banchi, viene animata dai ragazzi. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti entro l'anno, però è importante questa grande contribuzione dal basso per la ricostruzione dell'area nord, e soprattutto il fatto che questo avvenga appunto con questa concretezza, con questo entusiasmo e anche con questa forza di reazione che questa popolazione sta dimostrando. Le istituzioni sono al fianco, sostenendo concretamente i progetti che abbiamo individuato come consigli regionali.